Dei commercianti catanesi hanno denunciato il pizzo e proprio la loro denuncia ha permesso di acciuffare chi chiedeva questo balzello intollerabile. Che vuol dire questo per la città? Vuol dire insomma che qualcosa si muove comunque nella sensibilità dei negozianti? Sì, sicuramente qualcosa si muove. Da un po' di tempo che si vedono commercianti che denunciano. Questi sono veramente meritori perché in un posto come Librino daranno l'esempio e vedranno che effettivamente gli estortori verranno arrestati, le persone riusciranno a recuperare e ad andare avanti tranquillamente, e questo è un buon esempio. Insieme a tanti altri che a Librino vengono, si fanno da parte di alcuni giovani che sono lì e lavorano sul territorio, ma comunque questo secondo me è proprio una cosa bellissima. Ecco, quali sono le difficoltà che vanno incontro coloro i quali hanno questo tipo di richiesta? La prima cosa da fare qual è? La prima cosa è la denuncia, perché se si denuncia si è più tranquilli, perché certo magari cercheranno di farti paura, ma una volta che tu denunci i carabinieri e la polizia ti sono vicini, controlleranno passo per passo tutto quello che succede, per cui il rischio è molto minimo. Se cominci a pagare diventa più pericoloso, perché una volta che cominci tu sei dentro, ti considerano comunque un capitolo di entrate, come se fosse un commerciante che dice questa è la mia entrata fissa. E perciò non ci vuole rinunciare, perciò diventa più pericoloso.